Benvenuti in un nuovo video e soprattutto iscrivetevi al canale. Iscrivetevi a questo canale se anche voi volete vedere le uova di Pasqua dei discount. Sì, perché qui apriremo le uova di Pasqua a marchio supermercato, quelle che vendono nei discount, comunque quelle che costano di meno. Cioè quelle con un euro ne prendi tre. No, non l'ho trovate un euro tre, se no l'avevo prese. No, però quelle che insomma non sono di marca. Fino adesso abbiamo aperto, se ve li siete persi, Eurospin a 2,99 mi sembra, 2,49. Mi ricordo. Stessa cosa per il Lidl, 2,49, però quelle dell'Eurospin erano una fondente e una al latte. Invece tutti gli altri me le fanno solo al latte. Uh-huh. Non mi piace tanto il cioccolato al latte. Però se magna, insomma, è già finito pure quello. È finito pure quello del Lidl. Finisce così. Finisce così. Tu lo metti dentro una scatola e poi puff, è finito il cioccolato. Non so come succede. Diventano patatine. Non lo so come succede, però finisce. Comunque, abbiamo aperto quelle del Lidl. Sì. E oggi siamo qui per... aprire... quelle del... del... non lo sa lui, perché lui viene qua, si del... siede... e faccio tutto, cioè lui si siede e basta. Del però del... si pettina e si fa carino. Del, che comunque. Del non mi ricordo. Siamo qui per aprire le uova del Penny Market. Ah. Perché l'altro giorno sono stata a fare la spesa al Penny Market che c'era l'offerta 30 euro ti regalavano una piastra. Ho visto le uova vicino alla cassa, che però non sono a marchio Penny in questo caso, ma sono Fantasy. Cioè non ce l'hanno un marchio. Si chiamano Fantasy. Quindi non sono dei Penny. E sono quelle che vende il Penny al primo prezzo. Difatti, queste costano 1,99 euro. Sono più piccole di quelle altre, perché queste sono 200 grammi. Mi sembra che le altre erano 2,40, 2,20. Però 1,99 euro, raga, davvero? È poco. Cioè, 1,99 euro è poco. Quindi... e però, in questo caso, perché nelle altre uova abbiamo sempre visto... che rose celeste, no? Che poi dentro ci sta le cose a caso, però erano rose celeste. Questi invece sono tutti uguali, erano blu, c'era cioè mi pare giallo e verde. Ne ho prese due, solo perché sennò poi lui non apriva l'uovo, era triste. Però non c'è differenza, cioè credo che ne ho prese due a caso. Vabbè, quindi non so neanche che si trova dentro. Sarà stato triste comunque. Ma sì, che eri triste se non c'avevi l'uovo da aprire. Lo sai che ha fatto ieri sera? Ha visto l'uovo sul mobile e si pensava che era già Pasqua e che questo era l'uovo che io avevo comprato per Pasqua. E ha detto, ma quest'anno non ce l'ho l'uovo bello. Cioè non so perché mi sono fatto questo flash. Cioè, capito? Sì. Non ce l'ho l'uovo bello. Dai, comincio io e tu. Io. Oh, si apre facile. Che apertura strana. Comodo. Gancetto. È più piccolo. Ma perché facciamo sempre questa cosa? Ah, per l'uovo. Guarda su Spunch. Non ce la mette la su Spunch. Vabbè, quest'uomo. Ho tirato dei pugnetti dove cosa l'uovo c'è di cioccolata. Cosa c'è dentro? Ma cos'è? Un veliero. Che cos'è? Devi farlo vedere a loro. Ci sono delle persone dietro lì. Ma cos'è? Un veliero. Possiamo aprirlo? Ma è, sì, una barchetta. Sì, ma una barchetta perché è brutta. Sì, sì. Cioè, è una brutta barchetta. Sì. Ma farà qualcosa? Ci avrà un... più difficile aprire la barchetta che... L'utilizzo è... Qui c'è disegnato un fischietto e un arco. Un fischietto. Fischietti multiforma, c'è scritto. Ma chi è che l'aveva detto ieri sera? L'ha detto cosa? Lo sapeva. Come faceva a saperlo? Giacomo, ieri sera l'ha detto. Ha detto dentro troverai un fischietto. Ma come faceva a saperlo? Quello che sentite qua sotto è il chihuahua che cammina sulle sedie. In tondo. Vabbè, comunque è un fischietto a forma di barca o fischiettante. Ma quindi in tutte le uova ci sono dei fischietti? È una domanda interessante. Possiamo andare a scoprirlo. Com'è il cioccolato? No, Bruce, basta. Assaggialo tu, io non posso mangiare il cioccolato, dai. Anco io. È
Non mi piace. Davvero sta faccia? È allapposo. È allappo. Sa di lapporia. Non mi piace. No. Vabbè, però se sarà cioccolata, cioè voglio dire. No, è troppo dolce. Quello no. Del Lidl era buono di tutti fino adesso. Non parli di latte, eh? Non si apre. Guarda. Ta-da! Parla di latte. Come hai fatto? Ho fatto, ho tirato. Non ci sono riuscita. Si rompe la carta. Allora. Bruce, l'hai pagato 30 centesimi. No, perché? L'ho pagato 1,99 euro, no, che 30 centesimi. Sì, capito. Quindi 4 euro, cioè 3,98 euro, hai preso due uova. Sì. E sono arrivata precisa a 30 euro per prendere la piastra a 1 euro. Per la spesa del pen. Vado, Piano, piano. C'è bisogno, più, cioè, dagli un colpo secco. Ecco. Un altro fischietto identico. Non è giusto. Abbiamo due fischietti. Un po' triste sto video con questi fischietti. Un po' triste, scusate, non dipende da me. Cioè, riesco a percepire anche l'aria la tristezza. Vabbè, ma non è che dipende da me, scusa, mettici, cioè, io ho preso le uova, più di quello che devo fare. Mettici una musichina al sottofondo, sto video perché non sarà il video della tristezza. La cioccolata non se magna. La sorpresa non sorprende. Scritto non se magna, tutto attaccato, eh. Questo è pure zozzo. Di che? Non lo so, la plastica è bruciacchiata. È rotto. Quindi non fischi. È brutto. È come quello di prima. Sì, ma questo è rotto. Cioè, questo non fischia. O forse sei tu che sei in grado. No, non fischia. Ma dai, è un fischietto che non fischia. Ma il tuo fischiava. Sì, mi fischia. Ora Babi come ci guarda. E perché questo non fischia? Perché sarà rotto. Perché? Non è giusto. Ma se gli riportassimo l'uovo col fischietto rotto? Gli porto l'uovo rotto col fischietto col rotto. Fischietto rotto, gli dico scusi, il fischietto non fischia. Cioè, che secondo me, che mi fanno un altro uovo? Sì, a parte che te lo ridanno, cioè, ti danno un uovo. Ma... Posso avere un avocado invece che l'uovo, perché l'avocado l'ho aperto, era buono dentro, era meglio dell'uovo. Però ci vuole coraggio, insomma, andare con un uovo aperto. Comunque c'è gente che lo farebbe, sicuro. Sì, spero sì, nessuno di voi. No, ma perché? Si fa. Non la dai. Cosa, però, secondo me non la devi dire. Ma perché? Va bene. È un momento di litigio. Va bene. Vabbè. Sono imbarazzata e mi scuso per questo video che abbiamo portato sul canale. Mi immaginavo una cosa diversa. Io, allora, quanto costerà fa questi cosi? 5 centesimi? Ma tu che ne sai? 10 centesimi? Sì, vabbè, però... Ma perché non ci mettono una matita dentro? Non è meglio? Cioè, io questo non capisco, no? Queste cose costano poco, ma ci sono altre cose che costano poco... E sono meno orrende di queste. Cioè, comunque hanno impiegato della plastica, del tempo, degli stampi. No, più che altro per fare plastica, questa cosa. Tanta plastica per fare una cosa che è una schifezza. Si poteva evitare. Quindi, magari potevano fare qualcos'altro di plastica. Cioè, non era meglio metterci dentro una matita, una penna, anche perché un blocchetto di fogli colorati. No, ma allarme spoiler: post-it. Esistono già gli fischietti. Quindi un po' più fitte fischietto, questo che cos'è? Vabbè, però ti devi anche immedesimare in un figlio, il bambino fischiettando, ma non fischietta nemmeno, questo ci rimarrebbe anche male, cioè su uno ci rimarrebbe male, però sull'altro fischietta, per un figlio piccolo ti diverte, secondo me. Poi dopo, certo, è inutile come un gioco, e trovarne due denota proprio la nostra fortuna. E poi l'hanno fatti tutti arancione giallo, cioè giallo racing. È tipo arancione perché tutto quello che trovo nelle box a sorpresa è arancione nella mia vita. Non giallo so racing.
È sempre tutto arancione. Che poi non è proprio È arancione. giallo racing. Giallo Che cosa vuol dire? da macchina da corsa. È di giallo da macchina da Si corsa? dice così. Ma dove si dice così? Nel professionismo dell'automobilismo. Cioè, voi sapevate che si diceva giallo racing? Andate a vedere, scrivete, controllate, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti. Vabbè, è stato bello. Cosa accente tu, eh? Vabbè, ma che vuol dire? Non ho capito. Chiedevo spiegazioni. Vabbè. Niente, ragazzi, scusate, veramente, mi dispiace per avervi portato questo contenuto brutto, perché è un No, contenuto brutto. secondo me è molto bello Vabbè, noi comunque. ci abbiamo provato, cioè, veramente, io compro le uova, le apro, così lo sapete, al Penny Market, pure se costa 1,99 euro, investite 50 centesimi in più e comprate l'uovo del Lidl o quello dello Spin, che sono più carini. Fatemi sapere nei commenti, però, se volete vedere altre uova di Pasqua. In realtà, ho visto che la Coop ha fatto l'uovo a marchio Coop, però non so quanto costa. Perché sarebbe interessante di andare ad aprire Ma l'uovo della l'uovo di Coop. Pasqua della Coppa è un uovo alla Coppa? Che stai carina. Carina. Va bene. E scusate ancora anche per la presenza di Luca. E quindi da questo video brutto È è bello, dai, tutto. sì. E noi ci vediamo. Al prossimo video. Ciao! Ciao. Anche da Babi, che è lì, ti guarda. Ciao!